Intanto passano gli aerei, questi alle 9 di mattina passano gli aerei, va bene. Questo probabilmente, ragazzi, è David Neres, sai che sta atterrando a Capo Righino. Buon pomeriggio, ragazzi, e bentornati sul canale. Io sono Dario Detto del Darion e oggi doppio video perché sì, oggi è il giorno di Verona-Napoli, è il giorno dell'esordio in campionato, però il calciomercato va avanti nel mentre e dobbiamo commentare un po' di notizie che sono uscite tra la giornata di ieri e stamattina. Quindi oggi doppio video per, insomma, oggi giorno speciale. Buona domenica a tutti innanzitutto e partiamo subito col dire la notizia, quella forse più importante di tutte è che è arrivata stamattina, ragazzi. David Neres è arrivato, l'Here We Go di Fabrizio Romano, a fare da 30 milioni comprensivi di bonus. Il giocatore già oggi partirà per l'Italia e domani farà le visite mediche. Quindi, ragazzi, martedì, se non ci sono sorprese, uscirà lo scopriamo su David Neres. E per salvo sorprese intendo visite mediche, perché io dopo Brescianini non ho più certezze nella vita. Finalmente, ecco, si sblocca un po' il mercato di entrata dopo più di un mese dove siamo rimasti fermi. Un colpo che non era prioritario, secondo me, perché tu sulla tre quarti stai copertissimo, però è un colpo che ti alza il livello e ti alza la competizione nei confronti di Politano, ok? Quindi poi, vabbè, ne parliamo in modo più approfondito martedì. L'entrata di David Neres è conseguente all'uscita di un nostro calciatore, sempre per il motivo liste. Quindi molto probabilmente si sta sbloccando anche l'uscita di Ngonghe, che penso che sia lui quello che farà spazio a David Neres. Si stava parlando l'altro giorno di Bologna, adesso si sta parlando anche della Lazio, che sarebbe interessata al calciatore perché Baroni l'ho avuto anche al Verona. Potrebbe magari essere che la Lazio fa un pacchetto unico, si prende Ngonghe e Folorunsho, non lo so, sto ipotizzando, però se sta entrando David Neres vuol dire che sta uscendo anche Ngonghe. Quindi benvenuto in modo ufficioso, caro David Neres. Noi ci vediamo martedì e lo andiamo un po' a conoscere meglio. Detto questo, Osimhen. Allora, perché Osimhen? Perché, ragazzi, non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, comunque, il Paris Saint-Germain ha giocato, ok? E intanto passano gli aerei, questi alle 9 di mattina. Passano gli aerei, va bene. Questo probabilmente, ragazzi, è David Neres, sai che sta atterrando a Capo Righino. Comunque, dicevo, il Paris Saint-Germain mi pare, non mi ricordo sinceramente il giorno preciso, però di recente ha giocato e Gonzalo Ramos si è fatto male in maniera seria. Parlano di frattura della caviglia e di uno stop di almeno 3 mesi. Ovviamente ci dispiace per il calciatore, però diciamo che questo infortunio potrebbe magari far tornare in prima fila il Paris Saint-Germain nella corsa Osimhen, visto che hanno un attaccante che starà fuori almeno 3 mesi. Quindi monitoriamo la pista Paris Saint-Germain dopo questo infortunio. Restiamo nel reparto centravanti e andiamo a commentare adesso la notizia che ha dato ieri Di Marzio. Ci ha praticamente detto che Napoli ha chiesto informazioni all'Atletico Madrid per Samu Omorodion. Allora, questo è un nome che in realtà noi abbiamo già conosciuto, ne abbiamo parlato sul canale agli inizi del mercato, quindi agli inizi di giugno. Omorodion, ragazzi, sarebbe quel tipo di attaccante adatto al gioco di Conte, un centravanti fisico che sa, diciamo, proteggere palla, sa giocare spalla da porta, sa anche attaccare la profondità, ha cioè un'esplosività che sotto certi aspetti ricorda un pochettino Osimhen, però non ha quell'esplosività che c'aveva Victor. Qual è il suo valore di mercato? Allora, qua diciamo ci viene in aiuto il Chelsea, perché se vi ricordate qualche giorno fa il Chelsea stava prendendo Omorodion e lo aveva preso a 40,6 milioni, ok? Quindi bene o male il valore di mercato, diciamo il prezzo che dovreste andare a spendere è di 40 milioni, una cifra che è sicuramente più alta rispetto a Lukaku. Ci andresti in teoria a risparmiare sull'ingaggio perché Lukaku ne chiede 6 all'anno, Omorodion non penso che ne chiederà 6. Io sinceramente, ragazzi, se devo scegliere tra Omorodion e Lukaku scelgo il primo, perché parliamo di un attaccante innanzitutto di 20 anni e
E se immaginiamo un progetto triennale o più con Conte, in 3-4 anni questo attaccante potrebbe diventare devastante, perché a 20 anni c'ha margini di miglioramento, è un giocatore comunque che ha un bel potenziale e già adesso secondo me è un giocatore che ti può dare tanto. Quindi io sinceramente mi andrei a prendere lui perché è un attaccante futuribile, è un attaccante che nell'arco di un progetto può andare a crescere, mentre Lukaku, ragazzi, inevitabilmente andrà sempre a calare. Anche perché io non credo alla storia che dice che Conte conosce solo Lukaku. Non è possibile che in giro per il mondo ci sono centinaia di attaccanti, Conte vuole solo Lukaku. Non, io non ci credo a questa storia, sinceramente. Quindi io mi andrei a prendere Omolodion. Poi vediamo se sarà effettivamente così. Capitolo Mario Rui, ci sono delle novità. C'è l'interesse del San Paolo, un club della Serie A brasiliana, che vorrebbe prendere Mario Rui. Lo vorrebbe prendere però come giocatore a parametro zero. Quindi questo cosa vuol dire? Che il Napoli e il Mario Rui dovrebbero accordarsi per una risoluzione consensuale. Ok? Ora, io ne avevo già parlato su Twitter qualche giorno fa, non mi ricordo se l'ho detto anche sul canale, comunque nel dubbio lo ripeto. Secondo me fare la risoluzione consensuale a Mario Rui penso sia la cosa più fattibile, perché tanto ragazzi a venderlo non puoi venderlo e anche se lo vendi quanto guadagni dal cartellino? 1 milione? Risparmi quei 2 anni di ingaggio, 2 anni fighi praticamente di un rinnovo che la scorsa estate è stato fatto senza senso, ragazzi il rinnovo fatto a Mario Rui la scorsa estate non ha senso di esistere e tu adesso c'hai sul groppone un contratto di almeno altri 2 anni con un ingaggio comunque consistente. Quindi io penso che la risoluzione consensuale sia la cosa più fattibile. Ti accordi per la risoluzione, pagherai una buonuscita al calciatore. E queste sono le conseguenze di un rinnovo di contratto che, ripeto, è senza senso. In tutto questo, no, capitolo Giuffrédi, no, Gaetano sta ancora qua. È passata una settimana e ancora stiamo con Gaetano in rosa che non si capisce se va al Cagliari o al Parma. Mario Rui c'è questo interesse del Brasile, però bisogna vedere se intensificheranno i contatti. Giuffrédi diciamo che è un procuratore un po' strano perché a vendere non è capace, perché non è capace. Però quando deve strappare i rinnovi è molto bravo, ecco, quindi bene, bravo Giuffrédi. Detto questo, ultima notizia di oggi, questo è un nome nuovo che è uscito ieri sera e che ci ha fatto Matteo Moretto. Moretto, diciamo che è un altro esperto di mercato affidabile che si concentra principalmente sul mercato spagnolo e infatti il nome che ha fatto ieri sera proviene dal campionato spagnolo. Ragazzi, parliamo di Ivan Martin, centrocampista 25enne del Girona. Allora, sono andato un po' a vederlo in maniera abbastanza marginale e a me sinceramente sembra un giocatore un po' più simile a Brescianini. In che senso? Lui principalmente, diciamo, è nato come esterno destro d'attacco barra trequartista, ok? Quindi lui è nato trequartista. Quando poi è arrivato al Girona è stato arretrato a mezzala, ok? Quindi è una mezzala, diciamo, che è molto più specializzata nella fase offensiva che nella fase difensiva. Ha, diciamo, migliorato leggermente la fase difensiva giocando al Girona. È un giocatore che è capace di rubare palloni, però ripeto, mi sembra più un profilo da Brescianini, cioè quel giocatore che tipo che è una mezzala più offensiva che diciamo completa, che ti sa fare la doppia fase. È uno di quei giocatori che a me fa pensare al 3-5-2, quindi a quel giocatore che fa da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. C'ha una clausola rescissoria da 12 milioni, e quindi ragazzi, questo che vuol dire? Vuol dire che evidentemente i McTominay chiedono troppo. Ecco, Martin secondo me è un nome che va a escludere McTominay. Lo scozzese, abbiamo letto, volevano 30 milioni, che per un giocatore a un anno dalla scadenza, oggettivamente è un po' tantino. Martin invece ha una clausola da 12 milioni, quindi è sicuramente più fattibile economicamente parlando. A me sembra più un giocatore propenso alla fase offensiva che alla fase difensiva, mi sembra più una mezzala da 3-5-2.
Infatti lui nel girone ha fatto la mezzala in un centrocampo a tre, ecco, quindi vediamo. Però di certo se arriva Martin vuol dire che McTominay non è fattibile. E a me sinceramente piacerebbe più McTominay perché è più completo secondo me. Questo è quanto ragazzi per oggi, per quanto riguarda il mercato. Chiudo dicendo che Buongiorno è stato convocato oggi per la partita, ce l'ha detto Ciro Troise, bisogna vedere poi se giocherà appunto titolare, lo abbiamo detto ieri, le opzioni in caso di forfait di Buongiorno, io penso che dipenderà tutto da Di Lorenzo, ecco, se fa il braccetto allora giocherà Mazzocchi sulla fascia al centro della difesa, Rachmani a sinistra Olivera, altrimenti Di Lorenzo sulla fascia, Rafa Marin braccetto destro, Rachmani al centro, Olivera braccetto sinistro. Io però voglio dire una cosa che non mi sta piacendo del Napoli. Quando le cose vengono fatte bene lo dico perché è giusto. Quando le cose fanno male però le devo dire perché? Perché il Napoli quest'anno pare che abbia deciso di non pubblicare più sui suoi social contenuti relativi alle convocazioni e ai report allenamento giornalieri. Se mi seguite su YouTube da un bel po' di tempo, vi ricorderete che l'anno scorso mettevo tutti i giorni report allenamento che a me sinceramente servivano, che erano utili perché potevano diciamo tenerti aggiornato anche sugli infortuni, oltre a dirti quello che facevano in giornata. Pare che quest'anno non li faranno più. Perché io in questa settimana pre-Verona Napoli non ho visto nemmeno una volta il report allenamento giornaliero, non so perché, ma pare che quest'anno abbiano deciso di non caricare più questo tipo di contenuti e a me sinceramente dispiace, è una cosa che non mi piace, quindi niente ragazzi, questo è per oggi, spero che questo video extra vi sia piaciuto, noi ci vediamo stasera ovviamente con il post partita di Verona-Napoli, partita che dopo i risultati di ieri comincia ad avere già un'importanza, perché l'Inter e il Milan ieri hanno pareggiato, giocando partite diverse. Ieri tutti pareggi, perché pure Parma e Fiorentina e Empoli e Monza hanno pareggiato, quindi fino a mo' tutti pareggi, potessi già essere al primo posto dopo la prima giornata. Quindi ragazzi, oggi si deve vincere, al netto delle difficoltà, al netto dei problemi che abbiamo in questo momento in rosa, e voglio chiudere il video parlando un attimo della conferenza di Conte. Perché? Perché ho letto i commenti del video di ieri e mi aspettavo, diciamo, una sorta di contrasto, nel senso, gente che andava a favore di quello che aveva detto Conte, gente che invece non ha apprezzato le parole di Conte. Io penso ragazzi che qua sia in gioco la soggettività di ognuno di noi, cioè Conte ha uno stile comunicativo preciso, si lamenta, mani avanti, però ti dice la verità in faccia, ti dice le cose così come stanno. A me questo piace di Conte. Ogni allenatore ha un suo stile comunicativo che può piacere e non può piacere. Conte ha uno stile comunicativo che per forza di cose dividerà. Io mi trovo dalla parte, diciamo, di quelli che lo condividono, perché ragazzi, per me ci sono i cani fuori che abbaiano, spero che non si sentano. Comunque, dicevo, a me piace questo stile comunicativo perché Conte è uno che appunto non è aziendalista, non ti dice va tutto bene, tutto rose e fiori, ti dice le cose così come stanno e ieri ci ha fatto capire che nel Napoli ci sono dei problemi belli importanti che bisogna risolvere. Ti spiaccica la realtà davanti agli occhi. Conte lo conosciamo benissimo, anche all'Inter. Guarda, andatevi a vedere le conferenze stampa di Conte nelle partite, nei post partita della Champions League quando stava all'Inter. Cioè, lui ha sempre fatto così. Si lamenta, attacca la società. E attenzione, ragazzi, ve lo dico, se in queste 2 settimane il Napoli non, diciamo, accontenta Conte, da settembre in poi sarà un continuo mandare frecciatine e critiche alla società, eh? Sarà un continuo, ok? Lì si andrà sempre più a peggiorare. Quindi questo è Conte e io penso che De Laurentiis quando l'ha ingaggiato sapeva perfettamente che tipo di allenatore si è messo in casa, ecco, quindi
Questo è il mio parere. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo stasera col post partita di Verona-Napoli, sperando di commentare una bella, non lo so, però una vittoria che serve. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto, fatemi sapere un po' la vostra nei commenti, se siete contenti di David Neres, cosa ne pensate di Omorodion, di questo Ivan Marti del Girona. Ditemi un po' la vostra. Forza Napoli sempre, vi auguro un buon proseguimento di domenica e noi ci vediamo stasera. Ciao!